Come me, ma guarda un po' che non ce l'aspettavamo. I Modà sono proprio qui. Siamo comparsi all'improvviso. Quelli come loro, potremmo dire. Quelli come loro. Vai, sigla, comincia il Fans Club. Oggi un Fans Club speciale. Che c'è un pezzettino di Modà e non ci sono tutti. Checco, Diego e Stefano che oggi sono con noi nel Fans Club, come promesso, perché? Perché è arrivato finalmente un album nuovo, ci avete fatto aspettare 4 anni, ragazzi. Però speriamo che l'attesa, insomma, sia valsa la pena, no? Comunque oggi ci sono i mod, mancano gli A e l'accento, mancano Zappa e Claudio che sono rimasti a casa per esigenze radiofoniche, come si può dire, quando si va negli studi è sempre essere... Meno siamo, più si respira meglio, no? Stiamo comunque tutti belli vicini, insomma, come fra amici. L'album è uscito venerdì, si intitola Testo Croce, lo facciamo vedere ai nostri ascoltatori. Arriva a 4 anni da Passione Maledetta. Devo dire che, insomma, ci avete fatto aspettare tanto. C'è stato un momento in cui, praticamente all'apice del successo, a un certo punto che qua hai detto basta, adesso mi fermo. Ci vuole anche del coraggio. No, ci vuole del coraggio, credo. Sei all'apice e ci mi fermo. Ci racconti un po' che cosa, perché, insomma, di questa scelta, di questa decisione? Semplicemente perché c'è, dopo quei 7 anni che sembravano 70, in cui sono successe tantissime cose nella nostra carriera, nel nostro percorso, alla fine... ci sentivamo un po' come se ci avessero rubato la vita normale, quella di tutti i giorni, quella che ti serve per scrivere anche le canzoni, perché per scrivere le canzoni bisogna vivere, e se tu non vivi è difficile che tu riesca a trovare ispirazione per qualcosa, anche perché stare in giro, fare le tournée, insomma, le cose di cui parli sono sempre i viaggi e la fettina di pollo, la pasta in bianco che mangi per stare in forma, per fare i concerti, eccetera, e quindi diventa sempre più dura, no? E no, adesso scherzi a parte, quella vita monotona di tutti i giorni che a me piace tantissimo, no? Come apparecchiare alle 7:15 la sera, mangiare alle 7:30 con Gioia e Laura, portare Gioia a scuola, andarla a prendere, fare i compiti, andare a fare la spesa, è una vita che a me piace molto, no? Perché poi io arrivo da quella vita là, sono una sorta di contadino, lo dico sempre, vado in giro col trattore e questa cosa qua mi mancava, perché nell'arco di tutto questo tempo in cui sono successe poi tante cose non riuscivo più a vivere, o meglio, anche quel poco che la vivevo non mi sentivo mai sereno, perché sempre da un momento all'altro avevo quella sensazione che mi arrivasse una chiamata per devi partire, devi andare. E allora ho detto no, forse è arrivato il momento, anche perché stava scadendo il contratto, il vecchio contratto, e quindi era anche il momento giusto forse per farlo, no? Il fatto di non avere delle scadenze da rispettare come succedeva in quegli anni là, di fare il disco ogni anno e mezzo, di fare la tournée. Ha detto dai, sai che forse è meglio che ci fermiamo un attimo. E questi 4 anni sono stati bellissimi, perché comunque sono ritornato a vivere quella vita fatta di cose semplici, come andare all'osteria con gli amici, la famiglia, guardarmi le partite la domenica, seguire la mia squadra del cuore, che è una cosa che mi piace tanto fare, e mi ha riportato a vivere quelle piccole cose che mi hanno poi portato a scrivere anche le canzoni. E in tutto questo c'è stata l'esperienza nuova proprio per la scrittura di questo disco, ed è raccontato proprio tramite quelli come me, e il fatto di essere andato poi anche a rubare storie, a ricaricarmi di storie vere, nuove, confrontandomi, sfogandomi a volte con persone che non conoscevo, perché a volte, sai, quando non conosci qualcuno ti viene più facile raccontare i fatti tuoi, cose che magari ti vergogni a raccontare alle persone che conosci, e allo stesso tempo incontrare persone con cui scambiarsi delle storie. E il disco nasce proprio così, dentro i bar, raccontandosi, sfogandomi, e quindi attraverso quelli come me che racconta che li trovi dentro i bar, che raccontano le loro debolezze, i loro punti di forza, e invece poi prendendo storie da altre persone normali, e queste cose ti servono poi per sentirti nuovamente normale, perché poi tante volte quando il successo ti travolge, come ci è successo in questi 7 anni in cui è successo di tutto, il pubblico, che è la cosa più bella che tu hai al tuo fianco, a volte ti fa sentire onnipotente, non so come dire, no? E tu dici, ma io non sono onnipotente, io sono più fragile di loro, quindi hai bisogno di ritornare sulla terra per cercare di ritrovare le tue radici, le tue origini. E questo momento è servito fondamentalmente a questo. Detto questo, il pubblico ci è mancato tantissimo e non vediamo l'ora di riabbracciarlo poi in tour, e con le canzoni, con i concerti.
concerti, che è il momento più bello, quello che ci unisce a loro in un'alchimia unica, che è quella proprio del live, no? E quindi questi 4 anni, cosa ti posso dire? Cosa abbiamo fatto oltre a scrivere canzoni? Siamo andati a funghi, abbiamo guardato le partite, siamo andati a fare la spesa, Gioia a scuola. Poi Gioia, tra l'altro, iniziava quando io ho deciso di prendermi questa pausa, iniziava proprio la scuola. Per cui perfetto, era tutto perfetto, era un momento magico. E magico per fermarsi, perché succedevano tante cose che avevo voglia di vivere. Il Napoli iniziava a giocare la Champions League, insomma era bello stare a casa a vedere anche le partite. E no, è stato molto bello ritornare a vivere la vita di tutti i giorni e soprattutto a risentirsi normali, che è la cosa che più ci interessa, perché proprio è stata poi sempre la nostra normalità a farci arrivare la gente. E Testa o Croce è proprio quello che vuole dire questo disco. Basta tirare monetine, si vive sempre con il cuore, che è poi la cosa che ci ha fatto arrivare alle persone, la semplicità. I romantici a un certo punto si erano anche un po' preoccupati, avevano temuto lo scioglimento del gruppo. In realtà voi non vi siete mai persi di vista, avete continuato a fare le cose insieme, uscire, vedervi. Assolutamente no, ma era poi il rapporto che ci lega è talmente profondo e talmente pieno di rispetto. Come diceva prima Checco, eravamo, lui più che altro era molto stanco, ma anche più di noi, perché io spesso lo definisco un po' il parafulmine Demodà, perché lui, essendo il leader, il cantante, spesso deve affrontare delle tempeste in prima linea, quando magari noi riusciamo anche a essere un po' più laterali, no? Perché giustamente non potevamo, era brutto vederlo più stanco di noi, magari anche più a disagio rispetto a certe dinamiche. Quindi era anche bello vederlo riposato, era anche bello vederlo riprendersi quella vita che un po' gli mancava. Abbiamo approfittato anche noi, giustamente, per un po' di normalità, insomma. Infatti io dico sempre che è più facile che loro cambino il cantante che io cambi la band, perché non accadrà. Non ti chiedevano mai, ma hai qualche canzone nuova, magari stai scrivendo qualcosa? Ogni tanto non la buttavano un po' lì? Grande rispetto. Sì, anche perché siccome per dare un senso a questa pausa era giusto che andasse fatta al 100%, quindi se aveva bisogno di stare tranquillo era inutile poi tutti i giorni dire: oh, ma allora scrivi qualcosa, mi hai fatto? Mai avere fretta. Assolutamente, abbiamo aspettato pazientemente. Bello, poi ogni tanto dalla mail arrivava la canzoncina nuova. Esatto. E quindi arrivava il regalino ogni tanto. Regalo. Ti portiamo un po' al mare, così magari ti vieni ispirato. No, beh, io dico sempre, ma sono una famiglia proprio per questo, perché nonostante il fatto che io scriva le canzoni, scriva i testi dei brani, eccetera, comunque c'è un ruolo fondamentale che lo fanno poi anche gli altri componenti della band, che sta proprio nelle piccole cose, nel riuscire a percepire anche gli stati d'animo e a rendere tutto più facile anche per me, capito? Quindi loro sono bravissimi in questo. E poi ovviamente una volta che il disco e le canzoni erano finite, sono entrati in gioco loro e hanno registrato questo disco che suona forte, no? Suona molto forte. Suona molto forte. Sì, splendidamente. L'album si chiama Testa o Croce e noi siamo pronti per ascoltare proprio la canzone che dà il titolo a questo nuovo album dei Modà su Radio Bruno. Testa o Croce. Su Radio Bruno, quello che non ti ho detto, scusami, siamo tornati in diretta, qui abbiamo voluto... Stavo dicendo che sembro Rovazzi, se mi metti i baffi sembro Rovazzi in quel video, no? Abbiamo voluto ripescare una canzone del 2006, siamo andati un po' indietro nel tempo, perché è stato un momento quello dove possiamo dire che dalla gavetta, e ne avete fatta tantissima voi, sì, di gavetta, siete arrivati veramente dalla gavetta, arrivava il successo e la vita in effetti cominciava a cambiare. Poco fa parlavamo, insomma, che a te piace rivedere ad esempio i DVD dei tuoi concerti. Sì, certo. Eccetera. Quando riguardi magari i concerti di 10-15 anni fa e guardi questo checco di 10-15 anni fa, rapportato ad oggi, che cosa pensi? Cosa sono delle cose che ti vengono in mente? Ma guarda, a volte lo vedo molto goffo in tante cose, perché l'inesperienza è chiaro che poi l'ha fatto migliorare per forza di cose attraverso i chilometri e i concerti, no, che sono stati fatti. Però allo stesso tempo mi fa molta tenerezza, perché è grazie a lui, no, che oggi poi pian piano siamo riusciti a realizzare tante cose, perché poi quella goffaggine deriva molto anche dalla voglia di fare, di strafare anche tante volte. E quindi sì, mi fa sorridere, mi fa tenerezza, però allo stesso tempo ogni volta mi tolgo, insomma, il cappello e dico grazie, che vorrei avere tante volte, mi piacerebbe avere ancora lo stesso entusiasmo che aveva lui, perché poi quegli anni là erano gli anni in cui
non c'era l'asticella molto alta, no? Invece qua ogni volta che fai un disco, una canzone, un video, un concerto, l'asticella si alza sempre di più, perché poi più le fai bene le cose, più vanno bene e più devi riconfermarti. Invece là non c'eravamo ancora confermati, dovevamo, quindi qualunque cosa succedeva andava bene, l'importante era divertirsi, e questa cosa qua un po' mi manca, perché oggi, sai, devo dirti la verità, oggi è la terza vita dei Modà, quella in cui ci stiamo impegnando a fare proprio questo. Quello, nella prima vita c'è stata la vita della gavetta, no? E gli altri sette anni, quelli dai Vivi Romantici fino a Passione Maledetta, sono stati gli anni quelli del grande salto, eccetera eccetera, che però ci ha privato della nostra vita di tutti i giorni. Ecco, la terza vita dei Modà deve essere una sorta di mix tra le due vite, quella dove vogliamo divertirci, fare il nostro mestiere, ma allo stesso tempo senza poi allontanarci troppo dalle nostre radici, perché abbiamo capito, almeno io personalmente ho capito, che senza quella roba là non sono in grado di fare bene il mio mestiere, perché mi manca troppo poi quell'altra parte. Poi è normale, sono diventato anche papà, una bambina a casa, lei cresce, io voglio esserci, no? Perché sono momenti che non torneranno più. Quindi la terza vita dei Modà è proprio questa, il fatto di continuare a fare il proprio lavoro, non senza ambizione, l'ambizione la devi sempre avere, no? L'impegno ce lo devi mettere sempre al massimo, però fare le cose magari con un po' più di calma, al posto di fare un disco ogni anno e mezzo ne facciamo ogni tre, no? Che ne so, e al posto di fare 100 date ne facciamo 25, no? Però tutto quello che facciamo lo facciamo divertendoci, perché poi quando tu ti diverti, si divertono anche gli altri. Quando tu sei spento, sei scarico, lo trasmetti, perché da un palcoscenico poi questa cosa si percepisce. Però la crea... Ieri sera ho trovato di sopra, dove io ho uno studietto a casa, dei DVD dei Modà che ci facevano i fan all'epoca, tra il 2005 e il 2008. E giusto ieri sera mi sono ricoperati tra le mani e ne ho visti un paio. Tra l'altro metà di quei DVD sono del circondario. Venivate spesso in zona? Sì. Ci sono delle belle scene, perché sono anche i pre-show e i post. Però non si può dire, insomma, divertimento, balliamo, facciamo. È bello, in quel DVD si vedono tanto, si vede tanto la voglia di fare di più. Si vede l'ambizione era di arrivare più in là, di arrivare più in alto. Ma li vogliamo vedere questi DVD? Dovreste farci un video prima. Dai, in privato. Li vogliamo vedere. Anch'io, comunque, la cupola di Nembro ho visto anche. Quello che ti avevo dato io. Sì. Poi non me l'hai più ridato indietro. È a casa. Lo devi prestare. Va bene. Attenzione, perché i romantici stanno già guardando se su internet c'è un mercato nero di questi DVD. Potremmo farlo noi eventualmente. No, le esibizioni sono bellissime. Sono molto belle. Quello sì, sicuramente. Comunque la tua vena creativa non si è mai interrotta, anche se hai messo da parte un pochino la musica, o meglio, la parte pubblica del tuo lavoro, però ti sei messo anche a scrivere un libro, Cash, sì. Storia di un campione, che prima doveva essere un film, poi è diventato un libro, è andato bene. Tra l'altro ricordiamo anche che il 22 di ottobre uscirà anche negli Oscar bestseller Mondadori. Sì, infatti una mattina mi sono risvegliato che ero Paolo Coelho, e ho detto, oddio, che è successo? Mi hanno chiamato e ho detto, è un bestseller. No, sono contento, perché da un sogno infranto, chiamiamolo così, che era quello del film che non sono riuscito a realizzare, è nato per ora, esatto, mai dire mai, è nata questa possibilità di fare il romanziere, cosa di cui non ero proprio dell'idea di poterlo fare. Mi hanno convinto proprio Mondadori, fu Alberto Rollo, questo scrittore straordinario, premio Strega tra l'altro, che è un personaggio incredibile, che lesse proprio la sceneggiatura e mi dice, ma devi fare un romanzo, ma non sono in grado. Insomma, ci siamo messi a lavorare, come tutte le cose bisogna lavorare molto, ed è venuta fuori una cosa bella, perché poi alla fine la gente l'ha apprezzato, e anche gente che io non sapevo che il mercato dei lettori fosse fatto anche di gente che ti legge un romanzo perché è uscito, perché è interessante, perché ho detto, il mio romanzo lo compreranno i miei fan, invece no, l'ha comprato anche altre persone che l'hanno apprezzato, e questo mi ha fatto molto piacere, perché vuol dire che sono riuscito a fare una cosa buona, ecco, e quando fai una cosa buona sei felice. Beh, certo, hai incuriosito anche i lettori che cercano nuove storie appassionanti. A proposito di nuove storie appassionanti, tu sei andato a cercarle nelle birrerie, nei locali, nei pub, sì. Hai incontrato un sacco di gente.
Però una notte sei tornato a casa tardi. Era San Valentino. Ce lo vuoi raccontare? Eh sì, erano una di quelle notti in cui stavo scrivendo, probabilmente quelli come me, no? Era quelle notti là che frequentavo e mi resi conto che mi ero dimenticato di fare gli auguri a Laura. E io sono poi sempre molto attento, sai, l'anniversario sono quelle piccole, insomma, cose che io ci tengo sempre a essere presente, anche perché poi dopo 20 anni, cioè, se non sei presente, se non guardi le piccole cose, diventa difficile portare avanti un rapporto. Quindi e mi senti così in colpa che alla fine decisi di rimanere in studio e scrissi Puoi leggerlo solo di sera, la incisi su un CD demo, facevi una demo e gliela lasciai sul tavolo e lei la trovò la mattina dopo. E insomma fu una bellissima settimana anche per me, perché poi lei mi premiò, ecco, non diciamo come. Di un'idea ce l'avrei immaginato. Esatto. No dai, scherzi a parte, no, però fu un gesto che lei apprezzò moltissimo, però. E sì, e insomma, ed è l'unica forse canzone d'amore che io scrivo, no, è l'unica canzone d'amore che io ho scritto per me, che riguarda me, che è la mia vita, perché poi le altre canzoni riguardano delle storie che ho raccontato, come Voglio solo il tuo sorriso, piuttosto che qual era l'altra? Aspetta, Per una notte insieme, eccetera, no? Che sono storie d'amore che mi sono state raccontate, che poi ho riportato in musica. Invece questa è proprio dedicata a Laura e parla dei 20 anni, di quando lei proprio non mi cagava di striscio perché era un tamarro bruttissimo. No, brutto no, dai, non ero brutto, simpatico, però era un tamarro e lei odiava i tamarri e quindi insomma, però io l'aspettai con la certezza di chi non aspetta in vano e rimasi là ad aspettare qualche mese, poi lei arrivò e ci fidanzammo e siamo ancora insieme dopo così tanto tempo, incredibile, 20 anni, sì, 20 sì. Anni. Allora sentiamola questa canzone, abbiamo raccontato la storia e adesso sentiamo questa canzone che fa parte dell'album nuovo dei Modà, Testo Croce, ed è Puoi leggerlo solo di sera. Puoi leggerlo solo di sera, Modà su Radio Bruno, la canzone che Checco ha scritto raccontando la sua storia bellissima con Laura, una delle canzoni a cui tieni di più all'interno dell'album. Vabbè, sicuramente sì, perché ovviamente è una fotografia, una serie di fotografie della mia vita, no? E quindi ho passato la metà della mia vita con questa persona, quindi è normale che mi segni dentro questo brano. Non vedo l'ora di farlo dal vivo. Tieni molto anche alla prossima, invece. Ci raccontavi poco fa che abbiamo sostituito al volo perché ci tenevi a fare sentire ai nostri ascoltatori la canzone che sta per partire, che è Per una notte insieme. Sì. E hai detto che c'è una cosina carina. No, era simpatica questa cosa perché nasce proprio dall'incontro con un personaggio particolare che incontrai una notte in un locale di Milano, che mi raccontava che la sua storia era stranissima. Era una persona molto religiosa, non era un prete, quindi era padre di famiglia, sposato, eccetera. E però insomma certe regole, insomma, era molto attento, ma incontrò questa donna che gli fece perdere la testa e addirittura cominciò a dirmi: io devo andarci per forza a letto perché commetto un peccato se non tradisco mia moglie con questa donna, perché infatti la canzone dice: perché so che se il peccato ha il sapore di una donna come te mi salverò, no? Era andato completamente fuori di testa, questa donna gli aveva fatto perdere talmente la testa che l'aveva portato praticamente a peccare sia con sua moglie che con il fatto di essere religioso. Questa è una delle storie che mi raccontarono, che poi decisi di mettere in musica, e tra l'altro credo che poi all'interno del disco sia uno dei pezzi forse anche più up, no? Di quelli, sì, che spinge un po' di più, che ricorda un po' di più anche la pasta Modà. Mi piace questa storia che va in giro per i bar a incontrare sconosciuti e improvvisamente si aprono anche al punto tale da raccontare cose che sono molto personali. Sì, sì, molto. Beh, ma anche io ho raccontato cose molto personali. Ma poi la cosa divertente fu che alcune persone mi riconoscevano, no? E quindi magari non si aprivano perché dicevano: non è che questo sta facendo un programma e poi mi sputano in televisione. invece altri, quando non ti riconoscevano, perché poi partivo sempre io a raccontare un po' quelli che in quel momento sentivo come dei problemi che mi pressavano dentro, non mi lasciavano vivere in pace, sereno, no? E poi da lì in poi pensa che io invece, no, cominciavano a raccontarmi questa cosa. E ce n'è un'altra nell'album che si chiama Voglio solo il tuo sorriso, che parla di questo ragazzo che andò all'estero per fare una sorpresa alla sua fidanzata, e nel giorno del loro anniversario questo qui e lei lo lasciò il giorno del suo anniversario e disse: ma chissà come ti sei arrabbiato quando sei arrivato là. Invece lui mi disse: no, guarda, invece di arrabbiarmi cominciai a dire le cose più belle che poteva sentirsi dire, no? E infatti dice: perché ti ho amata per davvero e voglio solo il tuo sorriso, no? La canzone poi chiude e lì a un certo punto ho detto:
È così che dovrebbero finire poi le storie, perché in realtà ultimamente poi finiscono sempre in tragedia, neanche male, ma in tragedia. E a volte, se, forse amare è anche rispettare tante volte anche i sentimenti della persona che magari non prova più delle cose ed è sincera a dirtelo, piuttosto che sopportare e portare avanti qualcosa che non c'è più. Però vabbè, insomma, ascoltiamo l'altra, magari andiamo. Sentiamo Per una notte insieme, Modà su Radio Bruno. Quel sorriso in volto, i Modà su Radio Bruno, una canzone molto intensa che racconta di due persone speciali. Speciali, possiamo dire sì, così. Sì, sì, assolutamente sì, perché poi sono le persone anche che mi hanno dato il là per Testo Croce, per questo disco che non veniva, cioè non veniva fuori, e quindi nasce prima quel sorriso in volto prima di tutte, poi nasce l'esperienza quella dei bar e tutte le altre canzoni, ma questa è la canzone forse a cui sono più legato, proprio per un discorso affettivo della storia, no? Che di vedere queste due persone che passeggiavano davanti a questa clinica, che vivevano in un mondo tutto loro, e la cosa bella è che non davano fastidio a nessuno, semplicemente loro si amavano. E la cosa che mi ha lasciato, insomma, segnato dentro è stato proprio anche il fatto di aver interpretato lui in questo video, dove ho cercato di raccontare dove loro attraverso la follia vivevano l'amore, e l'amore si può vivere veramente l'amore è follia, anche Laura è matta a stare con uno come me, o io sono matto a stare con uno come me, l'importante è la follia è saperla accettare e condividerla, e questi due personaggi inconsapevolmente riuscivano a fare questa cosa, ma invece di apprezzarli, come poi l'hanno fatto tutte le persone che hanno apprezzato questo brano, ce n'erano alcuni che li prendevano in giro, no? Li trattavano come due persone, due scarti, come due persone che non servono, no? E invece dentro quelle due persone c'era tutto quello che invece ci dovrebbe essere nell'amore, cioè la poesia, cioè erano perfetti, e quindi sono molto felice veramente di che questa canzone poi sia stata la canzone del ritorno, perché per me significa tantissimo, e anche quando la canto, insomma, bello, cioè mi piace tanto. E la loro storia non si conclude qui, perché vedremo il seguito durante solo il tour. Sì, sì, perché poi quando eravamo là io parlavo con Adema e Tino, che sono i due ragazzi che hanno fatto la regia, e gli dicevo: ragazzi, guardate che questa storia qua ha bisogno di essere raccontata ancora di più, perché sono sicuro che tanta gente l'apprezzerà. E infatti poi il video ha fatto più di 6 milioni, cioè andò benissimo, no? E allora abbiamo deciso di registrare un cortometraggio che raccontava che partiva da dove finiva il videoclip. Il videoclip finiva con lui che se ne andava nel deserto con lei in braccio, e il tour ricomincia proprio dal deserto con lui in braccio che arriva tutto sporco, stanco, e racconta ovviamente in maniera molto sintetica, ma in maniera molto poetica, tutto quello che è successo a questi due personaggi da lì in poi, e ci farà compagnia per tutto il tour, insomma. C'è anche una versione particolare nell'album di questa canzone che vorrei fare sentire giusto un pezzettino, perché c'è qualcuno che canta meglio di te. Molto meglio. Senti. Erano sposati solo da 2 ore. Com'è? Che tenera, Giorgio. Sì, è il gioco. Questo è il gioco del papà cantante. E quando il papà di Gioia fa il cantante, lei vuole giocare a lavorare col papà, deve cantare. E quindi è venuta quindi giù. Tutta la canzone l'ha inserita proprio nell'album. Tra l'altro, sulla base originale, questa è la base che ho fatto io a casa del provino, quello che poi ho dato ai Modà, quando poi loro invece l'hanno realizzata con gli strumenti tutti veri, no? Invece questa qui è quella fatta proprio da me in studio, con la batteria fatta con la tastierina, gli archi fatti finti. E lei è scesa un giorno e fa: papà, canto quella degli sposi. Sì, dai, è andata. Sì. Di chi è stata l'idea di inserirla nell'album? Ma in realtà di Giorgio: papà, la metti nel disco. Come fai a dirgli di no? Come faccio a metterla? E lei ci rimase male. Infatti Laura venne da me e mi disse: ma senti, cioè, come viene da me e fa le torte al cioccolato insieme alla mamma, piuttosto che cosa c'è di male se canta col papà? E io poi, sai, sono uno che cerco sempre di tenerla un po' fuori, soprattutto da qualche anno. Però effettivamente poi ci ho pensato, ho detto... È un bel ricordo, sia per me che per lei, quando sarà grande, no? Anche perché questa vocina qua cambierà prima o poi, sì. Sarà una voce: oh papà, mi hai rotto le palle! E invece mi tengo questa vocina qua.
Siamo in chiusura velocissimamente, ci sarà ovviamente anche un tour, la prevendita è già iniziata, naturalmente sì. I biglietti ci sono, la prima data è il 2 dicembre a Casalecchio di Reno, prima c'è una data zero a Jesolo, state preparando tutto, ci anticipi qualcosa, così giusto un anticipo senza però ovviamente svelare nulla, ecco. Beh, sarà un tour dove faremo... Rinnovato. Bravo. Praticamente abbiamo avuto l'idea di... Il palco sarà un grande sfondo in cui proietteremo le immagini a tutto palco. Quindi ogni canzone potrà essere un mondo diverso, un colore diverso, una sensazione diversa. Ci saranno i video dove rivedremo gli sposi di questo riso in volto. Seguiremo il loro viaggio, ma seguiremo anche il viaggio di Modà, con quello brani musicale. Vecchi, il viaggio con i brani ovviamente, brani vecchi. E ovviamente Testo Croce. Eh sì, la terza vita la dei terza Modà. La terza vita dei Modà sarà tutta in questo concerto. O quasi. Quasi. Cioè il 90%. Quasi. Ci sono poi le altre cose. 95%. 95%, altre cose top secret. Grazie ragazzi per essere stati con noi e averci portato questo album. Noi continueremo a seguire allora questa vostra bella avventura, questa terza vita che sta iniziando. Ci ha fatto molto piacere rivedervi, davvero bentornati. Grazie, bentornati. Io fatemi dire grazie a Radio Bruno da parte di tutti i Modà, anche quelli che non sono qua, grazie. Perché è veramente dalla prima canzone uscita in radio, Ti amo veramente, nel 2004, che avete sostenuto qualunque progetto e per noi è stato come camminare mano nella mano, quindi ogni volta che veniamo qua stiamo bene, ci sentiamo a casa e ci sentiamo tra amici, quindi grazie di cuore, siete straordinari. Un abbraccio a tutti e anche gli ascoltatori. Da parte mia personale, perché eravate gli unici a trasmettere Nuvole di Rock con tutto l'assolo di chitarra. Grazie Modà, è stato un piacere. Grazie a prestissimo. A voi. Ciao. Chiudiamo con questa canzone che è Guarda le luci di questa città, un'altra delle canzoni di Testo Croce. Fra poco arrivano le ultime notizie, noi ce le sentiamo subito dopo.